Salve a tutti, io sono Dron Gamer e benvenuti sulla prima parte del doppio episodio finale di Atomic Heart. Oggi scopriamo più segreti di quanto ci saremmo mai immaginati e dovremo decidere il destino del mondo. Riusciremo a fermare Sechenov prima che sia troppo tardi? Ma soprattutto, ci possiamo veramente fidare di qualcuno a questo punto? Buona visione! P1, P2, oh, P3. Che succede? La tua mente non è mai libera. Me ne sono accorto? Tesoro, sei tu? Un uomo può essere riparato. Oddio mio, no. Non cosa? Adesso. Che cos'era? Che cosa? Niente, sto solo processando ciò che ho visto. Perché aiutarmi? Perché mi interessa? Comunque non si tratta di te. Cioè, non solo di te. D'accordo, andiamo avanti. Il soggetto lo sta lasciando in limbo. Iniettate i neurotrasmettitori. Perché sento le loro voci nella mia testa? Ehi, maggiore. Sto bene, la testa mi sta uccidendo. Ultimamente vedo cose. È un lavoro di merda, te l'assicuro. Non farò male, soldato, non ricorderai nulla. Aspetta, ma questa è la voce di Charles. Che sta succedendo? Le allucinazioni sono una questione seria. Io sono una neurochirurga, potrei aiutarti. Se finirà tutto bene. No, grazie. Mi serve solo una vacanza. Voglio dire, se tutto finirà per il meglio. Oh, ma dai, non negare l'evidenza. È abbastanza ovvio che ti hanno incasinato il cervello. Senti, riguardo a Victor, io... Cosa? Non avevi scelta? Non potevi agire diversamente? Adesso mi dirai che ti dispiace? Cosa? Non è che mi dispiaccia, e si è comunque macchiato di gravi crimini. Non mi dispiace. Certo che no. Stavi solo facendo il tuo lavoro. A me dispiace, ma non voglio parlarne. Lo amavo quando era... diverso. Cos'è quello? Era gentile, premuroso, non un assassino. C'è dell'acqua che si muove? Non mi sento a mio agio con queste persone. Beh, aspetta e vedrai. Presto questo accadrà a tutta l'Unione Sovietica. E poi al mondo intero. Tutti verranno privati del libero arbitrio. Sai, il libero arbitrio non impedisce a una persona di essere una merda. Stai giustificando delle atrocità! Atrocità? Quali atrocità? Se erano volontari, hanno scelto di venire qui. Non ha nulla a che fare con me. Sei un mostro! Affermativo. Ora non ho tempo per le chiacchiere. Bene, allora. Divertiti. Ma perché questo cambio improvviso di direzione, in effetti? Quando si allontana da Sechenov per un po'... improvvisamente torna a diventare il suo cagnolino. Peraltro, perché c'è dell'acqua? Cosa? Ma la vedo io dell'acqua o forse... Non lo so. Non riesco a capire se sto avendo delle allucinazioni. Credo che Sechenov in remoto stia cercando di entrare nel nostro cervello per costringerci ad uccidere Larissa, così non avrà più nessuno che gli mette i bastoni fra le ruote. Signorina, mi dia un secondo che devo recuperare un sacco di risorsine. Soprattutto proiettili del Kalashnikov, perché sono rimasto praticamente senza scorte. Mi farebbe comodo un'ora per poter accedere finalmente al mio inventario. Non tanto per potenziarci, ma come dicevo, per vedere di recuperare i vari proiettili. Perfetto, ora mi diverto. La cosa bizzarra è che credo che nessuno di loro abbia effettivamente le rotelle a posto. Neanche Larissa, neanche Petrov. Vabbè, lui è andato fuori di testa completamente. Credo che probabilmente l'influenza, la prossimità nei confronti del polimero, o che ne so, la mania di grandezza, lì, il potere pressoché inarrestabile, li abbia resi effettivamente pazzi o completamente schiavi della loro stessa libertà di azione. Resisti, tesoro mio, resisti! Cosa accade? Ne ho abbastanza di queste maledette allucinazioni! Vedi i puntini colorati davanti agli occhi? E anche la tua percezione del mondo cambia? Sì, direi di sì. Esatto. Sai di cosa si tratta? Stavi andando nel limbo, ma non può essere. Come l'hai interrotto? Non lo so. È come se quell'ammasso di polimeri mi stesse chiamando, sembra. Una grande goccia. Là, sopra di noi. Lo vedi? Non vedo niente. In che senso? Lo sto guardando. Oh merda, ora è scomparso. È una reazione allucinatoria. Un effetto collaterale dell'intervento. La reazione di un cervello danneggiato dalla presenza di un impianto di polimeri. Di che diavolo stai parlando? Che impianto? Sechenov non te l'ha detto. Quindi non sai cosa ti sta succedendo. Charles, tu sai cosa non va nella mia testa? Non rilevo alcun cambiamento interno, maggiore, ma è evidente che la tua estensione polimerale Voskhod sta ricevendo un flusso dati non identificato. Cos'è quell'interfaccia? Con chi stai parlando?
È un sistema istruttivo bibliotecario, un'IA nel mio guanto. Lascia stare, Charles. Di che cosa stai parlando? Charles? Un momento, Charles. Quali dati? Quale estensione polimerale Voskhod? L'estensione polimerale Voskhod è stata sviluppata usando i dati degli esperimenti condotti da me e da Dimitri. Da te? Come da te? Da te? E perché chiami il dottor Sejanov per nome? Chi sei? Oddio, il tizio morto, come si chiamava? Giuro, è difficile da spiegare. Sono... Charles! Cos'è questa maledetta interferenza? Che diavolo sta succedendo? Mantieni la calma, maggiore. Se quello che penso è vero, dovrei essere in grado di accedere all'archivio adesso. Ci saranno documenti su di te. Perché ha impiantato la mente del suo, tra virgolette, migliore amico all'interno del guanto? Sejanov l'ha fatto uccidere e il dottor... Come si chiamava? Devo usare nome e codice d'accesso personale. Cazzo di crostini. Nome non valido. Va bene, lo hackerò. Calma. Nome Cariton Zakharov. Codice morbidoso. Zakharov, per l'appunto. Accesso consentito. Che era morto in circostanze molto sospette mentre stava lavorando sul polimero e via dicendo, quello rosso. Charles, ci sei? Niente? Niente. Quindi, che cos'è Charles? In poche parole, il tuo Charles è il professor Cariton Zakharov. Lo sapevo. In poche parole, davvero. Come può essere Zakharov? Zakharov stava sviluppando i sottosistemi del Collective e ha lavorato al modulo. Quello che adesso è dentro di te. Ci hanno detto che ha compiuto diversi esperimenti su se stesso, con risultati disastrosi e imprevedibili. Su se stesso? Era forse un idiota? Oh, non è il termine che userei. Zakharov era un misantropo ossessionato dalla scienza. Non credo che ci tenesse particolarmente al suo corpo. Beh, non era la cosa più furba da fare, in effetti. Quando è che hai capito che Charles è Zakharov? All'incirca adesso, quando si è disconnesso. Non avevo idea che Sejanov avesse inserito la sua coscienza nel tuo guanto. Ma l'acronimo Charles mi ha insospettita. Quindi Charles non è più una persona, solo un dispositivo? Non lo so, immagino di sì. Ma è pur sempre un dispositivo basato sul paradigma logico e l'esperienza di una delle più brillanti menti sovietiche. Perché Sejanov lo vuole? Sejanov non rinuncia mai a qualcosa di utile. Cerca sempre di adattare ogni cosa ai suoi bisogni. Te ne sarai accorto, immagino. È curioso che tu abbia fatto amicizia con il tuo guanto. Beh, ne abbiamo passate tante. E sono vivo, sai, ho dei sentimenti. E anche lui ne ha. Aveva. Già, aveva è il termine giusto. Però devo dire che sembra quasi realistico, in effetti. Ha fatto una buona trasposizione. Non so come fosse il dottore originale, ma sembra proprio di parlare con una persona vera. Come riesci a rimanere così calma? Per me Cariton Radeonovic è morto molto tempo fa. L'ho già compianto. Inoltre, sono una scienziata. La morte ci affascina più del confortare la mente di qualcuno. Wow, molto distaccata in effetti, eh. Sì, voglio dire, non era il suo mentore, ora che ci penso bene. Quindi come facciamo a entrare? Pochissime persone hanno accesso permanente all'archivio. Sejanov, Lebedev, il direttore dell'Accademia, e Zakharov, come tu mi hai ricordato. Morbidoso, eh? Qual era il piano se la password non avesse funzionato? Sono sicura che avresti abbattuto la porta a mani nude. Ma ora l'archivista crede che io sia il dottor Zakharov, per nostra fortuna. Possiamo scoprire tutto ciò che ti riguarda. Andiamo. Ok, così non dobbiamo hackerare nulla. Che gran buccio di chiurlo. E ovviamente sono tutti morti anche qui. Qual è l'argomento della tua ricerca? Agente P3, fai il personale. La tua ricerca ha prodotto 42 registrazioni audio. Wow. Beh, quale vuoi ascoltare? Per me è uguale. Scegliene una a caso. Ah, dicono di portare una registrazione alla Risa, quindi devo prendere questi? Perfetto. Riproduzione in corso. Gli agenti sono rimasti gravemente feriti dopo gli eventi in Bulgaria. In teoria erano clinicamente morti. Non è stato possibile salvare l'agente Blesna. Siccome le condizioni dell'agente Plutonium erano meno gravi, è stato possibile fare sì che tornasse pronto al combattimento. Tuttavia i suoi arti erano quasi totalmente distrutti. Ed è stato necessario amputarli e sostituirli con delle protesi più avanzate. Sì, lo so che metà del mio corpo è artificiale. Qualcosa di nuovo? Sono solo osservazioni generiche. Puoi trovarne un'altra? Aspetta, aspetta, aspetta. Ho le braccia finte? Wow! Questo è un particolare abbastanza importante, voglio dire, gioco.
Ma porca la miseria, non pensavo che le nostre condizioni fossero state così gravi da richiedere amputazioni e rimpiazzi completi. No, non le dava neanche a vedere, onestamente. Ora ho capito com'è possibile che Charles sia stato correttamente impiantato all'interno della nostra mano. Mi domandavo in effetti dove fosse tutta la parte elettronica. Ma se hai un braccio bionico e vabbè, insomma, a quel punto diventa tutto molto ma molto più semplice. Aspetta che ho trovato un'altra di queste bobine. Perfetto. È vero, dobbiamo la nostra vita a Sechenov e ai suoi progressi scientifici, ma santo cielo. Riproduzione in corso. Vediamo un po' cosa c'è dopo stavolta. Dopo la sua guarigione, la personalità dell'agente è cambiata notevolmente, così come i suoi schemi comportamentali e linguistici. Per questo motivo ho deciso di rimuovere l'agente dall'unità Argentum. Per evitare qualsiasi possibilità di recidività mnemonica, Plutonium ha ricevuto un nuovo nome in codice, P3, e si trova ora sotto la mia diretta autorità e supervisione. Il contatto di P3 con l'Argentum è stato ridotto al minimo e il personale dell'Argentum è stato avvertito di non menzionare il nome in codice Blesna in presenza di P3. Cazzo, ne cerco un'altra. Cosa? Sechenov ti tiene al guinzaglio, ti manipola come gli pare e piace. Sì, grazie. Dottoressa mi ha salvato la vita. Credi che non sappia di essere una cavia? È il mio lavoro. Quindi sei un volontario, eh? Allora puoi spiegarmi come mai sei una cavia così ribelle? Perché prima sapevo sempre cosa mi stavano facendo. Prendo un'altra registrazione. Lo sta accettando molto passivamente tutto ciò, eh? Cioè, io sarei completamente sconvolto. Ovvio che sai che ti ha dato una mano, ti ha aiutato, ti ha dato un nuovo corpo e una seconda possibilità. Ma sei diventato effettivamente una marionetta nelle sue mani. Non so se definirlo uno scambio equivalente. Voglio dire, la scelta alla fine dipende dalla persona stessa. Il problema delle persone come Sechenov è che purtroppo sono abituate a ottenere tutto quello che vogliono, a prescindere e soprattutto a discapito degli altri. Allora, bobinuccia, sei da queste parti? Eccola qua. Vieni da papino. Dobbiamo tuttavia capire il perché il dottor Sechenov abbia deciso di tenere un membro di questa squadra speciale al guinzaglio. Probabilmente sì, voleva vedere i risultati del suo stesso esperimento, Procedura. Impianto dell'estensione di funzioni cerebrali polimero neurale Voskhod. Obiettivo. Eliminazione degli impulsi distruttivi innescati da ricordi traumatici. Paziente. Maggiore Sergei Nichev. Ok, sono io. Nome in codice Plutonio. Tentativo numero 3. P3. Le prime due operazioni non hanno avuto esito positivo. Il paziente ha riportato una lesione al cervello incurabile in Bulgaria. Il danno è molto grave. Talmente grave che forse il paziente potrebbe dover essere sottoposto a eutanasia. Hai sentito? Ti voleva ammazzare. I lobi frontali sono parzialmente distrutti, fattore che scatena nel paziente degli attacchi di rabbia incontrollabili. Le sue protesi d'acciaio lo rendono un pericolo per chiunque lo circondi. Parla delle tue crisi. Dati gli episodi di temporanea infermità mentale, il paziente è immerso in una realtà surreale e psichedelica che gli impedisce di accettare le conseguenze del suo comportamento aggressivo. Il limbo. Non sto capendo che cosa vuol dire. Non penso ti piacerà. Il paziente soffre di intense allucinazioni. Hai rivisto tua moglie, ragazzo? Ma come? E lei come fa a saperlo? Ma un impianto Voskhod darà al paziente dei ricordi artificiali e gli consentirà di superare l'ossessione per la moglie morta. Tua moglie? Stronzate, non sono sposato. No, non ti ricordi grazie di esserlo. Voskhod è possibile inviare la coscienza della gente nel mondo immaginario del limbo, utilizzando un impulso diretto all'ipofisi, il quale è in grado di attivare a comando la modalità combattimento nel maggiore. Voglio aggiungere che io sono fortemente contrario. Oh Gesù, siamo davvero una sua cavia. Voglio dire, non è possibile. Io temo proprio che invece lo sia. Sechenov può spedirti la mente nel tuo personale paradiso privato premendo un pulsante. E il mio corpo? E il tuo corpo? E il tuo corpo ammazzerà chiunque lui voglia. Sì. Culo, e le allucinazioni? Sono anche quelle opera di Sechenov? No. Le allucinazioni sono un meccanismo di difesa del tuo cervello. Perché cazzo dovrei credere a tutta questa roba? Il capo non lo avrebbe mai fatto. Ancora? Sì, certo. Proprio come non ti ha mai cancellato il ricordo di tua moglie. O come non ha progettato il Collective per il controllo della mente. Non è detto che sia stato Sechenov!
Non si vede chi c'è sulla poltrona! Se non mi credi, chiedilo a lui. Sì, credo sia la soluzione migliore. Potrebbe anche dirci la verità, anzi quasi sicuramente lo farà a quel punto. Mamma mia, che storia complessa e contorta. Tecnicamente il cattivo in parte sono stato io, eh. Allora qual è il piano? Distruggiamo tutto. Ci sta aspettando a Ceromei. Se vogliamo fermare Sechenov, dobbiamo ingannarlo. Quindi mi porterai come prigioniera, e poi? E poi improvviseremo. Sì, non è la migliore delle idee, Ciccio, eh. Oh. Quindi è così, maggiore. Pensaci mentre provo ad hackerare l'ascensore e ci riporto in superficie. Mi domando se Charles lo sapesse. Ora mi ascolti, maggiore, io non ho dati su questo incidente. Vuoi rendermi una scimmietta ubbidiente? Beh, mettiti in fila! Non hai i dati, eh? Hai sempre saputo tutto! C'è una ragione per cui ti chiami Charles, vero? Sei Cariton Zakharov! Vorresti spiegarti? Non c'è nulla da spiegare, maggiore. Per me eri un estraneo tanto quanto lo ero io per te. Prima Sechenov mi ha ucciso, trasformandomi in una melma di polimeri. Poi ti ha fatto il lavaggio del cervello, manipolandoti. Come potevo fidarmi di voi? Per questo mi sono finto un sistema istruttivo bibliotecario. Volevo capire le vostre intenzioni. Sì, beh, immagino che avrei fatto lo stesso. Quindi ora cosa facciamo? Cos'altro possiamo fare, Sergei? Ora siamo amici e conosciamo la verità. Dobbiamo raggiungere Sechenov, rimediare a questa ingiustizia e vendicarci per ciò che ha fatto. Suppongo che tu abbia ragione, Cariton. Dobbiamo fare giustizia. Sei un bravo uomo, compagno maggiore. Detesto ammetterlo, ma sei il primo esempio funzionale di un normale collegamento nella rete del Collectif. Da lunedì, chiunque si sia sottoposto alla polimerizzazione diventerà altrettanto manipolabile. Merda, dobbiamo impedirlo. Un momento. Si può semplicemente togliere quel maledetto dispositivo pensiero. Non servirà a nulla, purtroppo. Peggiorerà solo le cose. Come mai? Perché tutti i pensieri sono inutili. Il segnale di una persona polimerizzata viene inviato ai robot e alle altre macchine mediante il suo controllore pensiero. Ma non è questo che la rende parte del Collectif. La rimozione del dispositivo pensiero impedisce semplicemente di fare telefonate e impartire ordini alle macchine. E come fa Sechenov a tenere tutti sotto controllo? È l'iniezione di polimero neurale che rende le persone parte del Collectif. Si integra nel cervello e si collega indissolubilmente alla rete neurale. L'effetto dell'iniezione non può essere invertito. Chiunque l'abbia ricevuta farà parte del Collectif per sempre. Ma io ero davvero sposato. Qual era il nome di mia moglie? Ekaterina. E ciò che sto per dirti non ti piacerà, compagno maggiore. L'ho già sentito, ma ormai dubito che qualcosa possa sorprendermi. Hai servito con tua moglie nell'unità Argentum. Ekaterina, che tu chiamavi Katia, era un'agente altamente qualificata. Da bambina aveva studiato danza e ottenuto grandi progressi nel balletto e nelle arti marziali. Le gemelle. Balletto? E arti marziali, mi stai dicendo che le gemelle del capo... No, non ci credo, sono stronzate! Il capo non farebbe mai qualcosa di simile. Guarda, ancora questa frase. Alla mia morte la mia coscienza è stata trasferita in questo guanto. Quando tua moglie se n'è andata, la sua coscienza non poteva essere salvata. Ma Sechenov ha caricato un'impronta delle sue abilità professionali nelle sue guardie del corpo. Questo è... Cristo. È pesante, molto pesante. Cazzo, come ragionamento. Non può essere. Ha funzionato, maggiore. Ora possiamo andarcene. Oh, c'ho i neuroni che stanno cercando di comprendere, di capire tutto. Già, è chiaro il discorso, tendenzialmente. Ma rimane un discorso molto, molto pesante. Come facciamo a portarla da Sechenov, tuttavia? Non sappiamo neanche come raggiungere la zona superiore, le isole volanti. Mi dispiace che tu abbia dovuto passare tutto questo. Che succede? Oh, wow, wow, wow. Merda. Ecco che ci risiamo. No, non adesso. Non qui. Oh no, se io perdo il controllo lei è bella che morta. Oh, che fregatura. Sechenov è riuscito a entrarci nella testa alla fine. In effetti avete sentito che cercava come di attivare il limbo in remoto. Oddio. Dove siamo stavolta? Wow. Ah, siamo esattamente dal punto in cui abbiamo introdotto lo scorso episodio, se vi ricordate. È esattamente qui che siamo ritornati alla realtà.
Quindi ci stavano continuamente cercando di forzare all'interno del limbo stesso? Vediamo cos'altro scopriamo. Siamo tutti mostri nell'oscurità, ragazzo. Quante volte ne abbiamo parlato? Oh, sangue, che bello. Oddio, dove ogni vado? La biblioteca di mio padre non era altro che la conoscenza che cercavo. Che è stato? Il rumore era inquietantissimo. Ho passato tutta la vita a riunire quei frammenti, affiancando il fatto scientifico. E una volta completato il puzzle, ho trovato un libro che adesso mi impedisce di condividere la mia conoscenza con il mondo. Quel libro è rappresentato dall'avidità e dalla cattiveria umana. Le persone non hanno più tempo di dedicarsi alla scienza. Dall'altra parte del mondo sono impegnati a giocare con il denaro. E da questa parte stanno giocando con il potere delle masse. La scienza frantumata in pezzi dalle opere di libri che nessuno ha mai letto. Nessuno dei sistemi sociali che esistono ora permetteranno all'umanità di evolversi completamente. Sono imperfetti. E quindi qual è il suo obiettivo, dottore? Liberiamoci del denaro e lasciamo che siano i robot a lavorare per noi. Liberiamoci dell'inuguaglianza e della bugia del comunismo. Diamo alle persone la libertà di scegliere. Condividiamo le nostre conoscenze con tutti e uniamo le menti in un unico grande collective. Io non vorrei perdere la mia individualità, scusate la franchezza. Allora la scienza inizierà a fluire all'interno delle menti di tutti i cittadini di una nazione unificata. Una grande unione scientifica che comprende tutto il mondo. Il collective è il braccio della bontà ed è pronto a giungere tutta l'umanità. Solleva il capo e apri gli occhi, ragazzo mio. Tu capisci il peso di una mente privata della conoscenza meglio di chiunque altro. Ah, per via della mia lesione cerebrale, ok, giusto. Il collettivo guiderà gli umani all'apice dell'evoluzione senza lotte interne e senza cadere nell'abisso della guerra e dell'odio. Sei un guerriero della scienza. Raccogli la tua spada della conoscenza pulsante della burocrazia capitalista. No, cioè, ho capito dove vuole andare a parare il discorso di Sechenov, però è una forzatura. Cioè, non è che porti le persone a comprendere che questa sarebbe la strada migliore a prescindere per il genere umano. Tu li costringi a diventare parte del collettivo, perdendo peraltro la loro individualità, tra virgolette, perché se tutte le menti sono convogliate all'interno del collective, ogni singolo componente diventa come la sabbia di una spiaggia, di per sé ogni singolo granello non ha più importanza. Non lo so, non vorrei, come dicevo, mai perdere la mia individualità. Per la condivisione della conoscenza sono pienamente d'accordo, penso che per quanto riguarda il costrutto sociale ci facciamo troppi problemi, ci poniamo troppi limiti, poniamo troppe barriere fra noi e il prossimo, se solo avessimo più coraggio di togliere tante convenzioni, tanti dogmi e via dicendo, se avessimo più coraggio di abbracciare la realtà, la verità e via dicendo, la vita stessa sarebbe molto più semplice. Rendi il mondo puro e grande. Coloro che moriranno verranno conservati sotto forma di copie digitali. Nessuno verrà più dimenticato. Al che mi viene un dubbio. E se il dottore lì, come cacchio si chiamava, Chariton lì, quello che abbiamo sulla mano, Charles praticamente, non l'avesse ucciso lui, ma ciò che gli è accaduto fosse frutto di un esperimento che è andato male. In fin dei conti, Larissa ci ha ripetuto più e più volte che al dottore non fregava niente della propria incolumità, ma dava la priorità al progresso scientifico. Io non vorrei che davvero Charles, o Chariton che dir si voglia, stesse remando contro il suo ex migliore amico e forse siamo tutti le sue pedine? Il collective è un nuovo mondo. Intelligenti e felici. Ribadisco, è una gran forzatura, però. Sta succedendo questo, ragazzo mio. Posso andare avanti con il gioco? Grazie, perché il discorso è stato veramente lunghissimo. Ok, eccomi qua fuori. Fatemi dare un'occhiata in giro, perché ste cose mi piacciono da morire. Wow, ma no, che volevo sbirciare un altro poker curioso. Quindi stiamo uscendo dal limbo? Stiamo ritornando alla realtà? E mi sa che per Larissa... Eh già, povera stellina, non ce l'ha fatta lei, eh. Do
Doktor Sechenov właśnie zorganizował konferencję, podczas której stanowczo zaprzeczył plotkom o awarii robotów cywilnych w zakładzie 3826. Infrastruktura pracuje pełną parą. Finalmente sei tornato fra noi, figliolo. Nonna Zina! Sono batosta. Hai rischiato di rimanere là per sempre. Dove? Dimmelo tu. Come faccio a sapere dove sei quando vai su tutte le furie? Eri un bravo ragazzo quando c'era mia figlia, ma da quando è morta... Oddio, lei è mia suocera! ...che perdere le staffe di continuo per delle vere e proprie inezie. Dopodiché non resta nient'altro che sangue e teste mozzate. Un vero schifo. Che c'entra tua figlia con me? La mia Katia. Anzi, la nostra. Ti hanno fatto un bel lavaggio del cervello. Di cosa sta parlando? Lei sei duro di comprendonio, eh? Anche tua... Ekaterina Niceva, nome in codice Blesna, membro della squadra speciale Argentum. Quindi lei è... Tua suocera, razza di ignoranti. Lavoravate per Sechenov finché i bulgari non vi hanno fatto esplodere. Katia è morta. Poi Sechenov ti ha trasformato in un mostro. Sì, ne ho sentito parlare. Se lo sai, allora perché stai lì seduto? Sto tenendo d'occhio fin da quel momento. Pensavo che dentro di te fosse rimasta almeno una briciola di umanità. No, ma povero, è una vittima delle circostanze e di Sechenov. Mi dispiace. Si è sbagliata, il mio passato, il mio presente. È tutto andato. Ma dov'è Larissa? È un po' dappertutto. L'hai sparpagliata ai 420. Ah, povera ragazza. Oddio, li abbiamo fatti fuori tutti, praticamente. Ok. Signora, ha una pistola per me! Ti sembro forse una... che non ha una pistola? Quale vuoi? Quante ne ha? Devo spararmi in testa! No, non in quel senso! Bravo, che fa? Ma no, col mestolo! Fatti saltare il cervello e mettici una pietra sopra! Si calmi, signora! Così Sechenov potrà trasformare prima l'Unione Sovietica e poi il mondo in gusci senza cervello! Va bene, ho capito! Se hai davvero capito, allora alzati, ti darò delle armi, te ne darò un quintale! Ma solamente se mi prometti che farai fuori quel pazzo lunatico una volta per tutte. Hai capito la vecchia, eh? Ma anche lei è un ex agente segreto, è abbastanza ovvio, eh? Ha troppa preparazione. Che cosa c'è? Hai perso la lingua? Ascolta gli anziani, maggiore. Le azioni di Sechenov esigono vendetta. Ma cos'è questa roba, Sergei? Sono io, cara Zinaida. Cariton Zakharov. Cariton? Vecchia serpe! Sei vivo! Beh, più o meno. Un mago mi ha trasformato in melma polimerale. Aspetta, cazzo, stai dicendo che hai sempre saputo chi era nonna Zina? Mantenere segreti può essere utile, loro non ci hanno deluso. Può essere utile per chi? I tuoi segreti deludono me! Sechenov deve essere fuori di testa se fa questa roba alla gente. Aspetta, e Katia? Anche Katia potrebbe essere viva? È possibile, ma in che stato? Guardami, non so se sono migliorato, ma non ho dati precisi al momento. Ti prego, ti scongiuro, Sergei. Sechenov, tu lo devi ammazzare! Gesù, mollami la giacca! Cazzo di crostini! Ma che diavolo succede? Siete tutti fuori di testa, eh? Da un lato ci sono degli stronzi manipolatori bugiardi che giocano ai vendicatori. Dall'altro uno scienziato, membro dell'Accademia che vuole illuminare l'umanità. E usarmi per ammazzare altri stronzi. Almeno secondo i manipolatori. Oh no, 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 fermo, 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 fermo. Beh, come faccio? La 2. Va bene, perché non mi mostra il suo arsenale, signora? Ora sì che si ragiona, figliolo. Tecnicamente ho vinto i manipolatori in questo caso, ma ho dei dettagli, di questo passo rischiamo di finire su un bad ending. Ok, vedo se riesco a farveli vedere entrambi i finali, ragazzi, posso riavere le mie armi? Buongiorno, signori, che piacere rivedervi. Tesoro, come va? Tutto bene? Tesoro, sono estremamente preoccupata per te. Temo che tu sia in pericolo. È un po' tardi, La sala pausa non è sicura. No, bellezza. La mia stanza sarà sempre sicura per te. Non lascerò entrare nessuno finché sei qui. Allora qual è la minaccia? Il tuo guanto! Ti sta manipolando! Toglilo prima che sia troppo tardi. E staremo insieme finché morte non ci separi. Sono stanco dei tuoi discorsi sul guante. Aveva ragione fin dall'inizio, lei. Sì, sì.
Puoi solo ammazzarmi, non succederà. Come potresti anche solo pensarlo, zuccherino? Uccido soltanto le nullità patetiche e arrapate che cercano di entrarmi dentro quando tutto quello che voglio sei tu. Quante volte devo dirti di non uccidere le persone? Ma è più forte di me, tesoro. Non posso farne a meno. Allora dovrai sopportare il guanto finché non smetterai. Dovresti vietarle di dirti di togliere il guanto. Vedi? Ti sta mettendo contro di me, subdolo manipolatore. Tesoro, togliti quella cosa disgustosa adesso. Risparmiami i tuoi sproloqui maniacali, va bene? Questo posto è già andato in malora. Tutto quello che vuoi, padrone. Ok. Mi sa che, ribadisco, lei avesse ragione fin dall'inizio. Dall'inizio che ci dice togliti quel guanto che ti manipola. Ed è andata veramente così. Allora, dobbiamo affrontare le gemelle, ovvero mia moglie, che non ho capito perché è stata divisa in due. Curiosamente, se avete notato la foto, le stava sanguinando il naso. Probabilmente aveva qualche malattia. Allora, non so se rinunciare alle telecinesi di massa. Non lo so. Lo scudo ci potrebbe far comodo perché non sappiamo come combatte. E rischiamo di rimanere fregati. Quindi potenziamo il tasso di generazione. Quindi prolunga l'utilizzo dello scudo. Lo possiamo utilizzare più a lungo. E direi che abbiamo utilizzato purtroppo tutti i nostri neuropolimeri. Allora, con che armi possiamo affrontare la battaglia finale? Cioè, con tutte. Ragazzone, ti posso potenziare un ciccinino, ciccio? Non penso di poter fare i miracoli. No, mi mancano sempre dei componenti, dannazione. Ok, abbiamo decisamente troppi colpi per il fucile. Non penso che ci serviranno tutti. Assicuriamoci di avere abbastanza cure di quelle uber serie. Non ho tempo di stare a utilizzare quelle piccole, quelle di base. Voglio dire, siamo ad un passo dallo scontro finale. Ho proiettili per il Kalashnikov. Ah, quanti ne voglio. Perfetto. Non so se tenere un po' di proiettili per la pistola. Magari un paio. E non lo so. Per il resto direi che siamo relativamente a posto. Un po' di colpi per il ragazzone. Signori, incrociamo le dita perché davvero non so nemmeno io come questa storia potrebbe andare a finire. Ok, più carico di così non so nemmeno io cosa fare. Salva il tutto. E direi che siamo pronti a partire. Buono gente, io direi che per questa prima parte del doppio episodio finale ci possiamo fermare qua. La prossima vedo di farlo uscire o stasera o domani al massimo. Devo ancora capire come farvi vedere anche l'altro finale. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace, altrimenti venite malmenati da nonna Zina. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!